Allora, noi abbiamo avviato un confronto con ENAC al volto di migliorare la soluzione, la questione sotto profilo, un'ottica di inizio di interesse di tutte le parti coinvolte rispetto della legge, e quindi con il parere, insomma, di questo avvocato, ovviamente abbiamo interloquito con ENAC rispetto a questo confronto e anche all'evidenza che ci sono una serie di aeroporti nelle stesse condizioni in termini di costruzione, per citare Torino in primis, ma anche in termini di approvazione anche Firenze e altri, e quindi l'interlocuzione di tecnici con ENAC, che sono stati disincontri, aspettiamo la risposta finale rispetto al fatto di queste incongruenze che abbiamo segnalato, tra quello che è stato segnalato da lui e quello che è stato segnalato o non segnalato meglio agli altri, perché di fatto l'aeroporto di Torino lì da vedere come può essere commercializzato credo anche di poter prendere atto di un certo ottimismo che la sottende, nel senso che sinceramente noi siamo piuttosto preoccupati dopo aver visto questa lettera, penso che lo siamo stati tutti. La richiesta di un risarcimento danni possibile di svariati milioni di euro a causa di un cantiere fermo da molto tempo e dai mancati introiti, dai danni, eccetera, eccetera, credo che debba preoccupare la città intera. Se ho capito bene, la posizione è abbastanza ottimistica da parte della Giunta e riposa su un'unica strategia che noi abbiamo fatto, il piano di Ministero portuale, attendiamo l'approvazione di ENAC e se ENAC la approva il cantiere riparte. Ecco, io ho qualche dubbio su questa risposta, che sia una strategia realistica e che tenga conto della complessità della situazione, perché ovviamente la questione non è solo in bandiera, ma anche nella magistratura. E io credo che il rischio, diciamo, di questa richiesta risarcitoria sia molto grosso, perché la lettera parla dell'affidamento generato dell'azione amministrativa comunale. Se capisco bene, il Comune si sente di aver autorizzato in maniera legittima, però questo è contestato dal fatto stesso che il cantiere è stato sequestrato, e quindi l'approvazione da parte di ENAC, che non sappiamo se avverrà, risolverà la situazione. Ecco, io, come dire, spero che questo, di poter condividere questo ottimismo, anche se lo trovo una strategia un po' semplice che non credo possa, diciamo, tenere presente tutti gli imprevisti di una situazione in un modo complessa. Grazie.